perché lasciate centrare ha deciso di prendere una posizione così forte nei confronti di Frontex? Perché Frontex per noi è tutto quello che è la violenza di frontiera, è tutto quello che è la politica violenta della comunità europea contro le persone che arrivano, e rappresenta un elemento molto grave che l'Università, il Politecnico di Torino, in particolare il DIST, accettino un accordo contro chi ha di fatto respinto persone, violentato persone, e che continua a farlo con i soldi dell'Europa, con milioni e milioni di euro, non per accogliere ma per controllo e sicurezza. Noi siamo contrari a questa forma di politica, in particolare appoggiamo l'azione coraggiosa del professore Michele Lancione, che si è opposto con tutte le forze a questo accordo, e siamo qui per chiedere di stracciare questo accordo. Non ci sono possibilità di modifica di un accordo violento e che è sulla pelle delle persone migranti alle frontiere, contro quella che noi consideriamo invece necessaria, che è la libertà di circolazione, l'accoglienza, un altro modo di vedere quella che è la politica dell'immigrazione, che non esiste in Europa e costruisce soltanto muri, barriere e uccide, perché Frontex è complice di quello che accade in Mar Mediterraneo, delle morti in mare, delle morti alla frontiera, di quello che accade in Balcan, non dobbiamo dirlo noi, ci sono documentazioni e report fatti e ci sono i racconti delle persone che arrivano, che ci raccontano le violenze che subiscono durante i percorsi. Non si può accettare questo accordo, non va accettato, speriamo che oggi il Senato scelga di stracciare completamente l'accordo, ma non finisce qua. Questa breccia che si apre su tutte le forme che riguardano anche quella che dovrebbe essere un'università libera e indipendente, che non accetta di piegarsi a questa complicità con chi commette reati ogni giorno. Ricordiamoci che Frontex è sotto inchiesta per molti reati, oltre per un utilizzo spietato dei soldi per fare addirittura i banchetti. Questa non è l'università che vogliamo, vogliamo un'università libera e che combatte invece per quello che è giusto. Grazie. Grazie a voi.